Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Nuovo video e quindi nuova caccia. Let's go! La volta scorsa abbiamo buttato giù il grifone, abbiamo completato anche la side quest associata al grifone. Oggi andiamo avanti con il prossimo ricercato. Quindi bacheca e andiamo a vedere il prossimo, che in ordine è l'angelo della morte. Un mercante proveniente da Kaer Morhent, incrociando un plotone di spezza maledizioni, li ha messi in guardia nei confronti di una malvagia arpia che si aggirerebbe intorno a quella strada, svolazzando con fare minaccioso. Sebbene gli spezza maledizioni non abbiano poi avvistato alcunché durante il loro viaggio, il suono di una fragorosa e inquietante risata ha certamente fatto sì che affrettassero il passo. Quindi praticamente ci troviamo a vista chiara, Sunbreak. Ok. Andiamo e andiamo a scovare questa arpia. Eccoci qua, siamo all'interno della piana nord, nel sacro regno di Sunbreak, perché come potete vedere, vista chiara, si trova esattamente qui. Per cui giriamoci e iniziamo la caccia a questa arpia. Cerchiamo di vedere dove si trova questa fantomatica arpia, anche perché Bisogna vedere, vedete, siamo a vista chiara, però loro hanno detto che stavano venendo dalla zona di Kaer Morhent. Oddio, la vedo qualcosa però. Quella sembra proprio essere un'arpia. Sì, quella lì sembra proprio essere un'arpia. Eccola lì. Runa grado C. Che sono belle anche queste presentazioni. Intanto mi aiutano nel fare le copertine dei video. Vabbè, questa è praticamente una copia di, diciamo, di Garuda dei è una copia delle sorelle di Garuda praticamente, per cui non dovrei avere grosse difficoltà. Guarda, se mi fa una sfera, se mi fa la sfera di aereo, mi ha preso mentre ero in volo. Ecco, queste le potrei counterare tranquillamente. Io ce l'ho il counter per i proiettili. Yes! Che bello quando ti riescono le cose precise come le vuoi fare tu, incredibile! Anche level up, quindi abbiamo fatto anche un bel level up qui. Yes! Livello 28! E qui, occhio offuscato. Una pietra liscia ottenuta dai famigli di Benedicta, vedete?
Vedendo il disegno della sua superficie trasformarsi e mutare, verrebbe da pensare che al suo interno sia intrappolata una tempesta, anche se deve sicuramente trattarsi di un'illusione ottica. Niente, mi sei intrecciata la lingua e il cervello, tutto mi sei intrecciato. Riposa in pace. Io lo farò. Benissimo. E anche per questa caccia direi che è tutto. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.